un aggiornamento legato alla notizia del 34enne disperso in Valle Castellana. L'aggiornamento purtroppo ci porta a parlare del fatto che è stato trovato senza vita l'alpino 34enne di Sant'Egidio La Vibrata disperso in Valle Castellana da venerdì. Il corpo di Danilo Lesti è stato trovato dalla squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza a circa 500 metri dall'area in cui aveva parcheggiato l'auto venerdì nel primo pomeriggio a San Giacomo di Valle Castellana. Una località turistica montana del Teramano dove l'uomo si era recato per un'escursione sul Monte Piselli. Impegnate nelle ricerche tutte le squadre del soccorso alpino e speleologico abruzzese con il supporto del centro mobile di coordinamento giunto dall'Umbria, della Guardia di Finanza, del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila e dei Vigili del Fuoco di Teramo, ricerche che sono andate avanti nonostante le condizioni meteo avverse. Il 34enne di Sant'Egidio La Vibrata, militare della Brigata Alpina Giulia, nella mattinata di venerdì, approfittando della bella giornata, aveva deciso di andare sul Monte Piselli nella zona di San Giacomo per un'arrampicata, hanno raccontato i familiari. Secondo alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova strada ferrata. Non ricevendo sue notizie, i familiari hanno cominciato a chiamarlo. Il cellulare ha squillato a vuoto fino alle 4 di ieri mattina, quando poi ha smesso di funzionare. La sua auto è rimasta parcheggiata a San Giacomo di Valle Castellana nel Teramano. I carabinieri, appena ricevuta la denuncia di scomparsa, hanno allertato i vigili del Fuoco di Teramo, che hanno avviato le ricerche, purtroppo ostacolate dal maltempo, come dicevamo, con l'ausilio comunque di personale specializzato. La zona è stata perlustrata anche da un elicottero del 118, decollato dall'aeroporto di Pescara, costretto poi a rientrare a causa del forte vento e della nebbia bassa. Sul posto anche gli uomini dell'unità cinofila, con il supporto dell'autofurgone, unità di comando avanzato dei vigili del fuoco di Teramo, e due elicotteri del reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara e del servizio di emergenza del 118, intervenuti anche i carabinieri di Valle Castellana per gli aspetti di competenza. Le operazioni di ricerca del disperso sono state condotte in stretto collegamento con la prefettura di Teramo. Purtroppo, però, dopo giorni di ricerche incessanti, nonostante il maltempo, in tarda mattinata la scoperta del corpo senza vita del 34enne.